un'altra delle ennesime bufale sulla presunta morte di attori o cantanti. È toccato a Lino Banfi, a Gianluca Grignani, a Brad Pitt e a Jon Bon Jovi. Ora alla lista si può aggiungere anche il nome di Max Pezzali. Si è infatti diffusa sul web nel fine settimana la notizia che Pezzali fosse rimasto ucciso in un rocambolesco incidente in moto. Superato sul grande raccordo anulare, pensate, da una vecchietta di 93 anni che con la sua moto avrebbe raggiunto i 520 km orari. Una dinamica così assurda da far subito capire che si trattava di uno scherzo, anche se di pessimo gusto. Eppure Max è stato costretto lo stesso a smentire il fatto via Twitter, scrivendo: «Mi stanno chiamando in tanti riguardo ad un mio presunto incidente in moto, ma posso affermare quasi con assoluta certezza di essere vivo».